Bella a tutti ragazzi, qui tornerò di parlo. Oggi sono tornato con un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi si torna con una nuova fan art. Come avrete ben visto, si torna con Junior Kelly. Ho fatto un sondaggio su Instagram, @frattino_art, dove vi chiedevo appunto chi avrei dovuto portare nei video futuri. Molti di voi mi hanno proposto anche diversi youtuber, quindi magari tra un po' posso anche deviare e portare qualche youtuber, alternare eccetera. Fatemelo sapere nei commenti se l'idea vi piace. Però oggi siamo qui appunto con questo artista mascherato, il caro Junior Kelly, che appunto è molto particolare, diverso dal solito per la sua maschera. Volevo implementare, proprio come ho fatto anche con Salmo, magari la mano, in questo caso anche con la mazza. Adesso vedo un po' come svilupparla. Continuate a supportare la serie con un bel pollicione su se vi piace, se vi diverte, se vi rilassa, qualsiasi cosa. Ovviamente se vi fa cagare no, però questi sono dettagli. Vi invito a dare un'occhiata a tutto il video e seguirmi su Instagram e buona visione, insomma. Ormai, ragazzi, i passaggi li sapete, ormai siamo sempre qua allo stesso metodo. Andrò a fare innanzitutto la maschera, che è la parte, diciamo, da cui partiamo e anche la parte principale che contraddistingue anche questo artista. Quando penso a Junior Kelly, penso sicuramente come prima cosa anche alla maschera, cioè tra le canzoni eccetera, sicuramente la maschera è molto rappresentativa e quindi cerchiamo di farla bene. Penso e spero verrà qualcosa di decente, poi con tutti i riflessi vedremo alla fine come viene, se viene bene, se viene male, se viene un totale flop. Non ho la più pallida idea, sinceramente non ne ho la più pallida idea, e mi auguro di dare ancora una volta il giusto valore a questi disegni, che so che molti di voi ci tengono. So che spesso tratto artisti che magari sono tra i vostri preferiti, quindi mi sembra doveroso impegnarmi al massimo. Con ciò non vi posso dire che, non vi posso garantire che non ne esca anche un qualcosa che non vi piace, ovviamente, perché sono quello che sono e non sono certo un grande esperto disegnatore, come avrete ben potuto immaginare. Ma se questa tipologia di video vi piace, penso che un motivo dietro ci sia, quindi io sono contento e continuo a portarla molto volentieri. Qui c'è una specie di griglia che andremo a fare. Ora, questa griglia sarà una bella rottura di cocomeri, se vogliamo essere poco scurrili. Perfetto, perfetto. Poi magari gli darò una bella sistemata un po' più avanti. Adesso vado avanti a realizzare il resto della maschera e alla fine mi faccio magari un'idea generale dandogli appunto un'occhiata. Quindi questa specie di tratto qua, poi ovviamente la scritta Supreme e ovviamente anche qua magari. Non farò proprio un nero nero qui nella maschera, altrimenti non si capisce che si tratta di una maschera. Voglio dare comunque un bel riflesso, quindi aspettiamo, andiamo avanti di qua. Come sempre, raga, a disegno finito vi invito a fare un salto sulla mia pagina Instagram, all'interno della quale ho sicuramente caricato questo disegno. Quindi andate sotto la foto e taggate il caro Junior Kelly. Non mi piace farvi andare sotto la foto di Junior Kelly e spammarmi lì, perché non lo trovo neanche giusto. Quindi vi chiedo invece di andare sotto il mio disegno e, oltre che a lasciare un bel cuoricino, se ovviamente vi è piaciuto, taggatelo, che magari può vedere il caro lavoro che sto realizzando. Ovviamente sarebbe un grande onore per me, un grande piacere anche avere la possibilità di far vedere i miei disegni agli artisti, almeno vederli. Poi sinceramente ci lasciano like o no, poco mi importa, con grande sincerità. Certo, mi fa un piacere immenso come è stato con Sfera, ma per il resto non sono qui certo per quello. Che poi ho pensato che potevo fare anche la maschera che si scioglieva, ma non sarebbe stato, secondo me, proprio, non lo so, un'idea che mi è balenata in testa. Ho detto ci posso provare, poi ci ho ripensato, che ne so, magari è un'idea vincente, però adesso non la voglio realizzare. Voglio fare semplicemente il grime classico, quindi che si scioglie in questo modo la pelle e non la maschera, insomma. Tra l'altro con Junior Kelly gliela facciamo ancora più sciolta rispetto al solito. Insomma, raga, avete capito anche voi che
quando mi metto a disegnare, ok, mi rilascio tutto, ma inizio a delirare, che è una meraviglia. Non so perché. Cioè, magari lo so anche, perché comunque sono una... Io quando disegno, questo piccola parentesi, casa Tolafra, quando disegno devo andare in una stanza che è tipo 20 gradi sotto la temperatura delle altre stanze. Quindi ogni tanto passano i pinguini, ogni tanto Babbo Natale mi fa il dito medio qua in mezzo. E io qui che pirlotto disegno al freddo. Vi domanderete perché al freddo? Perché non la usa nessuno? Ed è anche il motivo per cui io posso farci video. Altrimenti passerebbe gente, visto che ho una famiglia abbastanza grande, passerebbe gente ogni 2 secondi a, come posso dire, rompermi i maroni, ecco. Quindi devo patirmi il freddo, ma almeno non mi subisco la gente che passa e fa casino, che è la cosa peggiore quando si registra. Perfetto, senza cianciarci troppo o mandarci troppo nelle ciance, vado a rimpicciolirlo un attimo e procedo con il colore. Quindi mi prendo la mia bella immagine di riferimento, me la metto qua, proprio cattivo cattivo, e ci sarà da divertirsi. C'è proprio una cosa nuova per me, non ho la più pallida idea di come verrà e non ho neanche idea del perché io abbia sbagliato una cosa. Scherzavo, è corretta, c'è solo un errorino qua. Stavo dicendo, non ho la più pallida idea di come verrà, di come muovermi. Ci proviamo, pigliamo un bel rosso, un rosso fuoco, carne vivo, e diamo una bella colorata al nostro caro Junior Kelly. Però dai, un po' di effetto si riesce a dare. Forse è ancora più difficile che con la pelle. Cioè, almeno una sensazione personale, non lo so. Magari sto solo pensando e non è poi così, perché ci sto mettendo davvero tanto tempo. Ma lo trovo molto complicato dare le giuste ombre. Anche perché comunque con la pelle si vede che è un effetto, tra virgolette, farlocco. In questo caso invece, con la maschera, la plastica può assumere delle ombre, quindi bisogna farlo meglio, in sostanza. Ho fatta anche la ringhiera qua, che non si chiama ringhiera, direi che è caso anche di dare magari un colore anche al resto della maschera, che non so perché sto totalmente dimenticando, forse perché sono abbastanza poco abituato a fare maschere all'interno di questa serie, ma dettagli, andiamo a rimediare subito, quindi un bel quasi nero, direi, perfetto. E vado a fare anche i laccetti qua che tengono la maschera, insomma, che hanno un colore, sì, tendente al grigio nero, mentre questi facciamoli appunto quasi neri. Ok, ho tirato, mi sa, una testata al microfono, non lo so. Sono distrutto, perché ci sto mettendo davvero un sacco di tempo e non è semplice, non è assolutamente semplice. Pensavo fosse molto più facile, invece con questa storia della maschera mi sproporziona tutti i colori. È venuta un po' strana, sinceramente, questa faccia, questa parte di faccia col grime. Sì, ok, è sciolta, ma avrei potuto farla un po' meglio. Non so perché mi è venuta proprio strana. In questo caso, sì, tutti questi colori un po' strani, non ho più pallida idea, non sto neanche più mantenendo i livelli. Sono andato totalmente in crisi col caro Junior. Sicuramente prima vado a sistemargli questi capelli, che magari si fa così, e questi qui sul perimetro, e poi vado a sistemargli invece quelli più interni, facendo anche l'ombra.
Eccoci finalmente giunti al termine di questo disegno. Madonna santa, è stato molto complicato. Mi auguro che dopo tutto questo tempo, innanzitutto le mie mani non abbiano perso la funzionalità, perché sono gelate, gelide, morte. Mi auguro che il disegno vi sia piaciuto. Ho scelto il colore giallo, ma come vedete l'ho già utilizzato, quindi si possono scegliere tutti i colori che si vogliono alla fine, però questo giallo ocra è quello che secondo me calza un po' meglio. Vedete il disegno sicuramente adesso in maniera definitiva. Vi ricordo, raggiungetemi su Instagram, lasciate un bel cuoricino alla foto e soprattutto taggate Junior Kelly. Vediamo se dà un'occhiata a questo disegno. Da trovare tutto, ci vediamo alla prossima.